Salve a tutti ragazzi, sono Tom, se questo video è Tom e bentornati qui sul canale di Lui Francesco. Buongiorno Missouri. Il film di cui vi vogliamo parlare oggi è un film del 2018 diretto da Martin McDonagh ed è Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Un bellissimo incrocio tra un film drammatico e una commedia nera, in grado di dipingere perfettamente la società americana, ovviamente di quei luoghi. Una pellicola potente, amara, attuale, che riesce a catturare e a sorprendere la mente dello spettatore, fino ad un finale aritmico e inaspettato. In più questo è un film che lancia 10.000 frecciatine a qualsiasi personaggio archetipico. Quindi, il terzo film di McDonagh, dopo I buoni In Bruges e Sette psicopatici, sorprende tantissimo. Già vincitore dei Golden Globe di quest'anno come miglior film. Sei così di pacchiano questo conto. Mi offende sempre però, che schifo. Sembra essere nella scena di Bastardi senza gloria quando fa 4 e poi parte, vabbè, basta. Miglior attrice, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista. Tre manifesti sta riscuotendo davvero un grande successo e con moltissima probabilità sarà lanciato verso gli Oscar, visto la qualità del film e le tematiche che tratta. La trama è abbastanza semplice. La figlia della protagonista, si può dire che Mildred è una protagonista? Mildred, ok. Sì. Mildred della protagonista viene uccisa. Però dopo mesi e mesi di indagine la polizia non riesce a risalire a un colpevole. Quindi la madre un giorno ha un'idea allucinante. Acquista tre manifesti su una strada quasi in disuso per attaccare apertamente la polizia e il suo operato, e in particolare lo sceriffo Willoughby. Questi tre cartelloni saranno una miccia che farà esplodere una serie di vicende umane, professionali e quasi sociologiche, oserei dire, in un crescendo di intrecci, ansia, violenza, situazioni piuttosto extraordinarie e anche divertenti. E oltre alla trama, una delle cose più impressionanti di questa pellicola sono le interpretazioni. Tutti gli attori sono stati davvero bravissimi, ma quelli che comunque sorprendono di più sono senza dubbio Francis McDormand e Sam Rockwell. Questi attori interpretano due personaggi sfaccettatissimi, ovvero Mildred e l'agente Dixon, che in teoria dovrebbero rappresentare il protagonista e l'antagonista. Ma il fatto è che in questo film non esiste bianco e nero, non esiste bene e male. Siamo in una completa tempesta di sfumature di grigio. Infatti Mildred non incarnerà il bene in persona e l'agente Dixon non interpreterà quella persona stupida e cattiva che a primo acchito può sembrare. Anche Woody Harrelson è stato bravissimo e interpreta perfettamente lo sceriffo della cittadina, ovvero Willoughby. Per quelli che hanno visto il film, la lettera che lui dà alla moglie mi ha completamente steso. Che scena magnifica. Una delle cose che mi ha fatto impazzire è stata la figura di lei, Mildred. Ma che madre sei? Fa pure rima con lei. Nel senso che noi ci aspettiamo questa madre che compra i cartelloni per amore della figlia, giustamente, per venire a capo magari di un'annosa questione alla quale la polizia non riesce a dare una risposta e forse nemmeno le dovute attenzioni. Però scava che ti riscava che ti riscava, si scopre una donna, una mamma, con tutte le sue debolezze, con tutte le sue devianze, che da una parte ci stanno perché è sempre un essere umano, ma dall'altra allo spettatore viene da chiedersi: sei buona o sei cattiva? Sei giusta o sei egocentrata? Credo che questa caratteristica sia una prerogativa un po' di tutti i personaggi, perché viaggiamo un po' su una serie di emozioni che ci fa affezionare, ci fa sorridere per delle cose che fa qualcuno e poi subito dopo ce lo fa odiare. È proprio questo gioco sugli archetipi di un'America un po' più provinciale che attecchisce nella mente dello spettatore. Però invece di farlo in modo stupido, crea degli spaccati vertiginosi su questi personaggi. E questo, a mio avviso, è un punto di forza del film. E quindi una delle cose migliori di questo film è appunto la sceneggiatura. Sempre pronta a sorprenderti, a mischiare le carte in tavola e a farti chiedere che cos'è giusto e che cos'è sbagliato in quello che stai vedendo e se esiste. Il film riesce anche per quanto riguarda un incalzante, divertente black humor, sempre azzeccatissimo e che riesce sempre a farti sorridere. Il ritmo della pellicola è quel lento che non annoia, perché i dialoghi sono freschi, le situazioni un mix tra dramma e black humor, le frecciatine sono brevi e sferzanti e mi hanno ricordato un po' lo stile tarantiniano. E un'altra delle cose che a mio avviso è riuscitissima è questo senso di non politically correct che praticamente sferza tutta la pellicola. Delle battute crude, sessiste, razziste, ma che comunque divertono perché ti fanno immedesimare in quell'ambiente e in quella situazione. Il finale troncato, inaspettato, è forse la cosa che ci ha fatto più storcere il naso. È proprio così, amici del Missouri. È un finale asincrono, aritmico, come se, senza spoilerarvi troppo, la pellicola rimanesse
senza audio, senza dialoghi e senza grandi pretese. Ma credo che ci sia un però anche a questo finale, nel senso che il film può essere visto in diverse chiavi e probabilmente per un filone narrativo questo finale risulta essere un po' un bimbocco. Ovviamente è un modo carino per dire che molte altre persone hanno detto: ma che cazzo è sto finale? Ma che è sta merda? Andiamo via, raga. Molta gente ha fatto così, insomma, a fine film. Però se ci pensate bene e collocate questo finale in coda di un altro filone narrativo, quindi non di quello che il film superficialmente ci vuole far vedere, tutto acquista magicamente un senso e rientra perfettamente nella norma. Esattamente, bravissimo. Infatti, anche io avrei preferito se il film si concludesse in un certo modo. OH MIO DIO! Con un certo evento che tra l'altro si ricollegava perfettamente a una cosa che aveva detto un personaggio a metà film e si sarebbe chiuso perfettamente un cerchio bellissimo. Ma il fatto è che forse sarebbe stato un pochino troppo fiabesco come finale, un po' troppo infierettato. Il fatto è che non è questo il messaggio che ti vuole mandare questo film. E quindi rimani così, confuso, inerme, stranito, proprio come i protagonisti di questa pellicola, e cominci a chiederti se alcune scelte sono state delle mosse sagge o soltanto dei vasi di Pandora pronti a far dilagare un caos. E la prima domanda che ti poni a fine film è: ma è stato giusto e soprattutto ha portato a qualcosa realizzare i tre manifesti a Abby in Missouri? Il reparto tecnico convince tantissimo. La regia la potrei definire bella e sinuosa, per non parlare di un certo piano sequenza che a mio avviso davvero d'impatto. In più, la bellissima atmosfera che si respira è aiutata e sostenuta da una sublime e malinconica colonna sonora country. Come abbiamo detto all'inizio, il film riesce a dipingere un quadretto di vita vissuta americana dove vengono delineate, tartassate tutte le varie sfere sociali: i cittadini, la polizia, la chiesa, persone di colore, omosessuali, vittime e carnefici. Riassumendo, ragazzi, un film che si prende i suoi tempi ma che comunque lo fa con gran classe e consapevolezza, perché riesce a trasmettere un senso di ingiustizia di fondo in grado di lasciare a bocca aperta lo spettatore. Questo film ha spaccato in due la critica e il pubblico, nel senso che è piaciuto a tantissimi, però stranamente dentro la sala dove eravamo noi due è piaciuto solo a noi due e non ho capito realmente il motivo. È proprio per questo che chiedo soprattutto a chi non è piaciuto il motivo perché non è piaciuto. Ovviamente potete sempre scriverlo qua sotto nei commenti con la dicitura spoiler. Yes. E quindi Tre manifesti a Abby in Missouri è veramente un film sorprendente, che tra drammaticità e black humor riesce a presentarci un'America realistica in carne ed ossa e a sorprendere continuamente lo spettatore. Quindi una pellicola stupenda con tanto 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 da dire. Quindi ragazzi, grazie mille per aver visto questa recensione. Qua sotto trovate tutti i vari link per i social e giusto, ho aperto un nuovo profilo personale, quindi se volete chiedermi l'amicizia perché boh, vi volete chiedere qualcosa o per favore non cose strane, potete appunto mandarmi una richiesta di amicizia e ve l'accetto, insomma. Lo dico nuovamente, grazie mille per tutti i commenti che mi stanno arrivando, siete veramente gentilissimi, carinissimi e con tante belle cose interessanti da dire. E quindi detto questo, noi ci vediamo alla prossima recensione e niente, ciao Missouri!